People say I need to get a little action. People say my love life is fiction. People say I wouldn't give them no satisfaction. Well, I wouldn't know, it's beyond my imagination. I keep my pants up high and my zipper closed, and people wonder why I never get rid of those awesome looking sunglasses that I got off of eBay at a special price. Anyway, you get the picture right. People love to hate a plain man. Sono innamorata di te, perché potevo più stare sola. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Sulle note di Mi sono innamorata di te di Luigi Tenco, pezzo storico, romantico, crepuscolare, italiano del 1962, ripreso da Ornella Vanoni, con Emanuela, cominciamo l'ottava puntata di PNRR TV Show, soldi, progetti e sogni per l'Italia futura. Il nostro programma mira a farci capire che cosa sta accadendo in questo misterioso mondo dei finanziamenti europei che cerchiamo pian piano, pezzo su pezzo, di svelare ogni puntata. Lo faremo anche questa sera con Giulia Reina e Rocco Lombardi, grazie ad Emanuela. Buonasera, nel frattempo. Prof. E siete pronti a questa puntata dedicata a rivoluzione ecologica, verde, transizione ecologica, ambiente, energie rinnovabili, tutto quanto insomma è una delle parti principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo faremo con il professor Ugo Patroni Griffi, che è presidente dell'autorità portuale del Mediterraneo del Sud, con Carlo Lusi, che è un imprenditore di Sumus Italia, che ha sede in Veneto. Lo faremo via Skype con Canio Trione, economista e esponente di un'organizzazione internazionale, l'International Foundation for Sustainable Peace and Development, che starebbe per Fondazione Internazionale per la Pace e lo Sviluppo Sostenibili. E poi da Roma abbiamo il professor Stefano Sassone, che è docente all'Università di L'Aquila e direttore dell'area tecnico-scientifica di Cisa Ambiente, che poi sarebbe Confindustria Ambiente. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti via Skype, via Etere, e buonasera agli ospiti presenti. Sono qui con noi però anche degli esponenti di una società civile che insomma in qualche modo subirà o godrà degli effetti di questo PNRR, cioè i giovani dei licei di Conversano, Morea e Simone, guidati dal professor De Pascale, che li ha condotti qui con noi e che ci porranno anche delle questioni, dei dubbi che in qualche modo possono attanagliare tutti. Comincerei subito con il professor Sassone da Roma, che dicevamo si occupa
ho visto un po' la sua biografia, di ripristino dei fondali marini e di ciclo dei rifiuti, che sono due delle questioni che sicuramente fanno parte dell'oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io chiedo a tutti come prima domanda una riflessione, come dire, sincera, ecco, questo è quello che chiedo a voi, sullo stato dell'arte attuale, perché anche noi, attraverso le puntate che abbiamo sviluppato fino ad oggi, abbiamo cercato di capire tante cose, però molte cose sfuggono anche ancora agli addetti ai lavori. Allora cerchiamo di dipanare questa matassa in un modo semplice, chiaro. Professor Sassone, a lei la parola, riflessioni a caldo, veritiere, sincere. Come sta andando questa transizione? Allora, innanzitutto buonasera a lei e ai suoi ospiti. La prima riflessione che può fare è quella che si tratta di un processo in corso. Soltanto qualche mese fa, a novembre del 2021, il Ministero della Transizione Ecologica, il nostro ministero di riferimento per quanto riguarda la nostra associazione, ha diramato le pubblicazioni che riguardano i bandi cui potranno accedere, tra le altre, le nostre imprese per poter realizzare delle iniziative che connotano una transizione ecologica. E faccio riferimento immediatamente alla costruzione di nuovi impianti che consentono la gestione dei rifiuti, al riammodernamento di quelli esistenti, alla realizzazione di strumenti di monitoraggio e prevenzione che consentano la tutela del territorio e delle infrastrutture. Sono appena iniziati questi processi di gestione delle risorse attraverso la realizzazione dei bandi. Vedremo da qui probabilmente a qualche settimana l'esito o comunque le prime indicazioni concrete e pratiche che le imprese impegnate all'interno del settore potranno avere per sfruttare tutte quante queste ingenti risorse che vengono dedicate alla transizione ecologica. Grazie professor Sassone, passerei subito la parola, come dire, a un altro lato, a un'altra ottica, perché il professor Sassone porta, come dire, l'esperienza e adesso l'attenzione delle imprese. Invece il professor Ugo Patroni Griffi, oltre che essere docente di diritto internazionale non solo all'Università di Bari Aldo Moro, ma anche alla Luis Guido Carli, è attualmente presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. Il che lo porta per inevitabile conseguenza ad avere un'ottica abbastanza estesa su una di quelle che è la risorsa forse principale, una delle risorse principali italiane, cioè il mare, ecco. Ma anche e soprattutto il fatto di aver occupato diversi, come dire, luoghi di comando pubblici negli ultimi anni. Quindi a lei il lato della pubblica amministrazione, la percezione che ha di questo passaggio. Beh, questo è un piano di ripresa, perché c'è stata la pandemia, è un piano di resilienza, quindi di resistenza contro un evento avverso, però è anche un piano molto incentrato sul mezzogiorno di recupero, cioè di recupero di un gap infrastrutturale. La maggior parte delle risorse sono destinate a colmare un atavico gap che esiste fra il nord e il sud del nostro paese. E quindi è un'occasione irripetibile, cioè chi parla di piano Marshall, ovviamente i due interventi non sono paragonabili se non nel fatto di essere interventi straordinari e che intervengono dopo un evento disastroso di carattere esogeno, quello che si chiama tecnicamente uno shock esogeno che abbiamo subito. Quindi noi siamo impegnati perché chiaramente i porti sono fra le infrastrutture principali del nostro paese, sono infrastrutture che si inseriscono in una rete di infrastrutture, perché il porto è collegato con il retroporto, è collegato con gli aeroporti, è collegato con le ferrovie, è collegato ovviamente con tutto il sistema industriale, poi si collegano fra di loro, fra l'Adriatico e il Tirreno e anche sugli assi, diciamo, verticali del paese, i corridoi logistici, e quindi noi siamo stati impegnati in due cose. Innanzitutto avere un parco di progetti credibile che potesse essere finanziato e poi farci rifinanziare. E devo dire che sono soddisfatto, perché per quello che mi riguarda i dati che sono stati pubblicati dai giornali ci vedono solo per i fondi del PNRR come la quarta autorità di sistema portuale italiana per accesso ai fondi, con oltre 320 milioni di euro che abbiamo intercettato, che ci permetteranno di offrire un sistema moderno e ridurre o eliminare quei limiti all'accessibilità attuale
dei porti dell'Adriatico meridionale che sussistono. Grazie professor Patrizio Griffi. Io invece adesso mi rivolgo al professor Trione, sempre via etere in questo caso. Professor Trione, riesce ad ascoltarmi bene? Sì, è collegato con noi. Perfetto. Ok, dunque sembra che tutto vada bene a quanto pare, anche se si avvertono anche, come dire, delle criticità, quelle legate al ripescaggio forse di vecchi progetti, tutti da vedere se attualizzabili o meno. Qualcuno parla di cementificazione per altri versi, qualcun altro si occupa di criticare altri aspetti, soprattutto quelli per esempio nel settore dell'automotive. Ogni rivoluzione porta, ogni cambiamento porta anche, come dire, degli impatti sociali non sempre positivi all'inizio, e sul lungo periodo che bisogna guardarlo. La sua ottica di studioso anche a livello internazionale di economia politica e di politiche economiche, quale può essere in questo momento sullo stato delle cose, direbbe Wim Wenders in un famoso film? Io vi saluto, vi ringrazio molto dell'invito, saluto i telespettatori, gli ospiti illustri che avete in studio. Non ho bisogno di ripetere che questo è uno snodo fondamentale per le risorse in gioco e per la situazione nella quale si vanno a spendere. Lo sviluppo dipende sostanzialmente da credito e energia. Energia che deve essere necessariamente fatta con metodi nuovi, con metodi puliti. Quindi la transizione di cui si parla è una transizione di sistema. Nel passato recente, purtroppo, abbiamo assistito all'edificazione di innumerevoli centrali verdi che però hanno modificato l'ambiente, e dovremmo imparare da questa esperienza a pensare un futuro molto differente. Beh, si stanno studiando tantissime ipotesi di approvvigionamento energetico sostenibile, verde, ecologico, come si voglia definire. Quindi non è che c'è soltanto, come dire, una soluzione per tutti i problemi, a quanto pare se ne prospettano diverse, o sbaglio? E il punto è proprio questo, manca una visione d'insieme. Cioè, se noi abbiamo qualcuno che propone di mettere degli aerogeneratori a 2 chilometri dalla costa di fronte a Taranto, e questi sono sul punto di farlo, hanno tutti i permessi, tutte le autorizzazioni, si vede chiaramente che noi stiamo replicando in mare il caos che abbiamo già fatto sulla terraferma e che andrebbe corretto. Ci faccia capire meglio, professor Trione, ci faccia capire con qualcosa di pratico. Quindi, quando si deve pianificare un intervento di questa dimensione, andrebbe pensato prima una forma di piano regolatore che, utilizzo questa parola, non appropriate, ma che regolino anticipatamente il luogo e che cosa si debba fare, in maniera da non impattare con le esigenze delle popolazioni rivierasche, con le esigenze della marineria, perché se ognuno mette una pala dove richiede e ha le autorizzazioni, poi voglio dire, i pescherecci, voglio dire, come il professor Trione, mi sembra di capire che lei fa parte un po', diciamo, della schiera degli scettici o quantomeno degli osservatori. No, assolutamente. No. Assolutamente. Allora aspetti, le ridò la parola, però preferisco darla per un attimo al dottor Carlo Lusi, poi ci torniamo sul tema della progettazione, programmazione e così via. Che cosa sta facendo? Perché anche lì penso che il PNRR sia arrivato un po', come dire, quasi dal cielo, e quindi non è che tutti fossero poi così pronti nelle amministrazioni a recepirlo, tant'è vero che mancava anche il personale. Il lavoro di un'impresa come Sumus Italia, che si occupa di riciclaggio di rifiuti, di materiali esausti, di riattiva, rigenerazione ecologica. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, la prospettiva di un'azienda privata come la nostra, la Sumus Italia, è leggermente differente rispetto a quello che può essere di una pubblica amministrazione, perché sicuramente noi privati abbiamo sempre comunque alcune spade di Damocle sulla testa, nel senso che dobbiamo sempre comunque sperare che poi i processi autorizzativi vadano a buon fine nei tempi stretti necessari affinché
gli investimenti abbiano poi termine nell'esecuzione dei progetti. E come stiamo procedendo? Qual è il polso della situazione? Noi come aziende private, appunto, anche grazie all'associazione di categoria, ovviamente noi siamo la nostra azienda è iscritta a CISA Confindustria CISA Ambiente, e quindi anche tramite, appunto, ascoltiamo quello che ci viene detto dal Ministero, che sta facendo un forte lavoro affinché le autorizzazioni poi vengano sbloccate nei tempi consoni. Un imprenditore vuol sapere se il suo progetto è valido, sì o no, ma in tempi brevi. Non può aspettare anni per sapere se eventualmente quell'investimento può essere riconosciuto come sostenibile, oppure che può essere, e quindi può essere portato avanti. Quindi da questo punto di vista siamo coscienti e stiamo anche apprezzando il lavoro che il Ministero sta svolgendo affinché le varie tipologie di autorizzazioni vengano messe anche lì in cantiere e portate avanti in maniera rapida e veloce. Però, appunto, come dicevo prima, questa esperienza, che è nuova anche per le aziende private, iniziava con un punto interrogativo. Ok, presento il progetto, ma poi sarà approvato nei tempi debiti? Poi la banca mi manterrà, diciamo così, il finanziamento attivo fin quando poi la commissione via VAS si pronuncerà in qualche maniera? Quindi da questo punto di vista noi imprenditori privati abbiamo sempre comunque bisogno di un orizzonte temporale di medio, anzi di lungo periodo, per capire che quello che ci viene, diciamo così, promesso oggi sia poi mantenuto nel tempo. Quindi lei invece si colloca in una posizione a mezza... Devo intervenire a gamba tesa. Prego, subito. Prego, Rocco. Innanzitutto mi ricollego al discorso di Carlo Lusi, che ha centrato in pieno uno dei problemi principali. Cingolani, il nostro attuale ministro, colui il quale è ormai diventato un super ministro perché ha accorpato anche tante altre cariche di altri casteri, ha già detto che la transizione ecologica, la transizione ambientale, la transizione energetica non può prescindere dalla transizione burocratica. Quindi questo è sicuramente uno dei primi problemi. Stiamo parlando anche di tutto il tessuto economico privato. Prima il professor Patroni Griffi ha parlato giustamente di tutto quello che si sta facendo per i porti, però ricordiamoci che ci sono dei problemi legati alla transizione ambientale che coinvolgono una parte importantissima dei nostri imprenditori, come ad esempio la decarbonizzazione. Cioè, la decarbonizzazione è semplice per alcuni settori. Tu prima parlavi di automotive, pensiamo alle flotte, agli armatori. Mm-hmm. Decarbonizzare una flotta di navi di trasporto. Quindi questo, diciamo, prima problematica. Seconda, al posto di dire sempre, è chiaro che sappiamo ormai tutti che cos'è la transizione energetica, la transizione ambientale, parliamo però anche dei nuovissimi problemi che verranno. Allora, innanzitutto, questa non è la prima transizione energetica. Di transizione energetica in Australia ce ne sono state tantissime. Si scopre il fuoco, transizione energetica, si scopre il petrolio, transizione energetica. Arriviamo ai giorni nostri. Ai giorni nostri, qual è la differenza? Che non è più una transizione quantitativa, cioè su quanta energia produrre, ma qualitativa. E qua mi ricollego a quello che dice il professor Trione. Però i problemi che verranno oggi ancora non li conosciamo. Uno su tutti, gli equilibri internazionali, le terre rare, tutte in mano alla Cina, non sappiamo che cosa succederà. Le terre rare. Sono materiali che vengono utilizzati per la costruzione di tutto quello che oggi viene incentivato. Sono tutte in mano alla Cina, sono soprattutto miniere in Africa, dove una marea di diritti internazionali vengono resi. Quindi questi sono questioni di geopolitica, praticamente. Questi sono i problemi. La transizione ecologica sale ai vertici del comando assoluto. Perché giustamente il professor Trione parlava degli impianti offshore, stiamo attenti. Altro problema ancora, che si ripercuoterà come sempre, la sindrome di NIMBY. Nessuno vuole le cose in casa sua. No. Aspetta, però su questo secondo aspetto torniamo. Vorrei subito passare la parola al professor Patroni Griffi, che è stato chiamato in causa, ma che conosce bene l'argomento. Io apprezzo, diciamo, questo intervento. Qua si cerca di semplificare nel linguaggio mediatico, dicendo, contrabbandando una menzogna agli italiani. Pare che noi abbiamo a portata di mano una soluzione semplice, economica, ha un problema antico. Utilizzavamo delle fonti energetiche fortemente impattanti, queste fonti energetiche sono facilmente sostituibili da altre fonti energetiche. Le cose non stanno assolutamente così. Ora non mi vado neanche a imbarcare nel dibattito su quanto sia ecologica l'auto elettrica, ma sicuramente un mondo totalmente elettrificato è assolutamente utopico.
l'elettricità va benissimo per certi tipi di mobilità, mentre non andrà bene per altri tipi di mobilità. Certamente la micromobilità la riusciremo a risolvere con l'elettricità, tenendo presente che dovremo fare pure diciamo, i conti con il costo dell'elettricità, perché se l'elettricità ha costato troppo significa che non sarà a portata di tutti e quindi sarà antidemocratica questa transizione energetica, si andrà a scaricare sulle fasce. Ma non è stata già fino adesso dal punto di vista geografico? Cioè il nostro costo dell'elettricità italiano rispetto a quello francese con le centrali nucleari non è stato lo svantaggio competitivo che ci ha tanto massacrati in questi anni? Noi abbiamo fatto una scelta popolare, se vogliamo, con il referendum. Anche qua, anche qui c'è una grossa novità, perché noi poi siamo abituati sempre a criticare i politici e la politica. Cingolani, che oggettivamente è un ministro illuminato sotto tantissime cose, ha anche detto qualcosa sul punto. Certo, il nucleare va un attimo rivisto, nel senso che non possiamo ancora capire se si tratta o meno di energia verde, perché questo è un altro dibattito enorme. Cioè il nucleare, paradossalmente, ha, con le nuove tecnologie, una marea di vantaggi rispetto ad altre forme. Quindi oggettivamente non basta dire che è bello, facciamo soltanto energie rinnovabili, abbasso il petrolio, abbasso il carbone. Vabbè, questa mi sembra anche, come dire, la teoria Draghi. Ma se riprendiamo, se riprendiamo male, il nucleare, siamo dice, nel solco governativo. Facciamo il solito discorso che fanno tutti. Noi abbiamo le centrali nucleari al confine con l'Italia, sono in Francia, noi paghiamo di più, i francesi, se c'è un incidente, moriamo pure noi. Giustissimo, cioè è una cosa che si dice sempre. Però questa sembra nel solco della visione del nostro governo attuale, infatti si sta riparlando di nuove centrali nucleari. Io conservo personalmente, ma forse sono il solito fifone delle riserve, ma lasciamo perdere, non sono un addetto ai lavori. Vorrei passare un attimo la parola a Canio Trione, perché Rocco ha chiamato in causa gli equilibri anche geopolitici internazionali e lui un po' se ne intende, quindi magari a proposito di questa Cina ormai iperinvasiva, iperpotente, questo colosso enorme. Canio. L'economia è fortemente l'economia mondiale è proprio fortemente intrecciata una con l'altra, quindi il mondialismo sembra oramai una cosa assolutamente insuperabile e un segno dei tempi, bisogna tenerselo. Però da questo a dire che questa forma di integrazione sovranazionale dell'economia sia l'unica possibile, ne corre. Cioè, se abbiamo un'inflazione elevata a Berlino e quindi mi aumentano il tasso di interesse, loro non se ne accorgono perché sono ricchi, hanno un tasso di inflazione elevato, sono ricchi. Ma quel tasso di inflazione si applica pure a Bari, si applica pure a Napoli, si applica pure ad Atene. Quindi questa integrazione sovranazionale arricchisce il ricco e impoverisce il povero. Nel caso dell'energia, noi diciamo che l'energia in Italia è più cara della Francia, che è vero se noi consideriamo l'Italia un punto, ma se noi ci ricordiamo che in Italia c'è un nord che consuma l'energia e un sud che la produce, e la produce verde e la esporta verde e quindi non ha subito nessun aumento di costo, ma subisce un aumento di prezzo, allora possiamo cominciare a capire che a tutti i livelli, voglio dire anche nazionale, c'è qualche cosa che non funziona. Questo qualcosa che non funziona è una capacità di concezione dell'economia unitaria. Se non abbiamo un progetto di economia che sia complessivo e comprensivo, noi non abbiamo altro che quello che succede adesso. Professor Trione, però un attimo solo, la interrompo, perché progetto così una pala in mezzo a mare. Sì, sì, è chiaro il concetto, ma progetto così ampio calato all'improvviso sul PNRR non ce l'avevamo prima, non ce lo saremmo potuti inventare proprio ex abrupto. Quindi voglio dire la profondità del pensiero, condivido in pieno quello che stai dicendo, perché se anche prima del PNRR, anche prima del Covid, avevamo dei grossissimi problemi, d'accordo. Io passerei la parola al professor Sassone a Roma, da Confindustria, da Cisa Ambiente, perché quello della prospettiva dell'industriale è una prospettiva che ci interessa molto. Qualcuno dice che un PNRR a misura vostra, per così dire, anziché di piccole e medie imprese, quali notoriamente
sono quelle del tessuto economico. Però, se facciamo una gaffa enorme. Forza. Se facciamo una gaffa enorme, perché Confindustria Cisambiente non è il difensore degli industriali del mercato. Ci sono anche le piccole e medie imprese, ovviamente. Cioè, quest'altra storia che Confindustria deve essere vista come il gigante da battere. Le piccole e medie imprese non è che hanno Confindustria. È stata fatta a misura senza grandi industrie. In realtà, quello che si dice sul PNRR è che è stata fatta a misura sugli enti pubblici. Ah, anche questo è un altro aspetto interessante. Lasciamo la parola al professor Sassone. Posso aggiungere quello che diceva l'avvocato Rocco Lombardi? Le misure del PNRR, di cui prima accennavo, le modalità di impiego, quindi parlavo di risorse che erano devolute per la realizzazione di impianti, il riammodernamento di quelli esistenti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, verranno gestite da enti di governo d'ambito ed in generale da soggetti pubblici. Quindi in realtà esiste evidentemente il filtro del meccanismo di affidamento delle risorse che sì, sono devolute evidentemente per le industrie del settore, ma le industrie del settore dovranno partecipare ad opportuni bandi indetti da stazioni appaltanti che andranno a gestire le risorse del PNRR. E all'ADE, riprendendo anche il discorso che faceva il dottor Carlo Lusi, c'è anche un problema che è parallelo alla transizione ecologica, che ha trovato nei fondi del PNRR senza dubbio uno strumento finanziario di rilevante importanza, quello delle autorizzazioni ambientali. Nel momento in cui una nostra impresa intende realizzare un impianto che consente la conversione del rifiuto in materia prima e seconda, oggi si chiama con un termine anglosassone end waste, deve sottostare a un processo che è particolarmente lungo e a monte la pubblica amministrazione che concede questa autorizzazione, prima il dottor Lusi parlava di valutazione di impatto ambientale, io aggiungo anche l'autorizzazione integrata ambientale, che sono due autorizzazioni ambientali necessarie per poter mettere in esercizio, realizzare e mettere in esercizio un impianto per il recupero dei rifiuti, richiedono A, un notevole intervallo temporale, e B, a monte una regolamentazione di natura sussidiaria realizzata dal Ministero della Transizione Ecologica che consenta le stesse autorizzazioni di avere, tra virgolette, un riferimento per poter poi concedere le stesse autorizzazioni. Quindi noi abbiamo in questo momento la visione del PNRR come il monte finanziario che consente di realizzare l'economia circolare, perché chiaro, tra le altre cose tende di realizzare nuovi impianti e ristrutturarli, ma occorre evidentemente anche un ammodernamento della cornice normativa, ovviamente lo aggiungo per dovere di cronaca. Ne riparliamo tra breve, professor Sassone, perché devo togliere la parola per la fatidica pubblicità, pausa pubblicità. Ci vediamo tra poco. Anyway, you get the picture right, people love to hate a plane, no matter wrong. Anyway, you get the picture right, people love to hate a plane, no matter. Eccoci nuovamente in studio, ottava puntata di PNRR TV Show, soldi, progetti e sogni per l'Italia che verrà, un po' misteriosamente con questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma con grande fiducia e positività, col professor Ugo Patroni Griffi, con il dottor Carlo Lusi, con il professor Stefano Sassone da Roma e con il professor Canio Treone da casa a Bari, a quanto vedo. Ecco, saluti a tutti, stavamo parlando però anche di qualcosa che riguarda tantissimo il mondo dei giovani, cioè il futuro in fondo, l'Italia futura e la vostra Italia, anche la nostra. E abbiamo il professor De Padova che è dei licei classici di Conversano, è un po' come dire la guida di questi giovani che fanno parte del nostro pubblico attivo di oggi, il senso della vostra presenza come scuola. Sì, il senso della nostra presenza è un po' legato al ruolo che noi svolgiamo, vorremmo svolgere in questo quadro. Il liceo Simone Moria di Conversano, diciamo, integra, coniuga un po' da un certo punto di vista la tradizione, quella scuola classica, storica, classica, umanistica, certo, con, è come se fossero delle radici, e permettetemi il paragone un po' così poetico, con i rami rivolti verso il futuro, e quindi affonda le sue radici da una parte, però si pone il problema di preparare le nuove generazioni per i compiti che dovrà svolgere. Basti pensare che gli studenti che oggi si approcciano al mondo della scuola e della formazione, che quindi cominciano con la scuola elementare, faranno dei mestieri che noi neanche minimamente immaginiamo oggi. Eppure il nostro compito dovrebbe essere quello di prepararli. Quindi noi viviamo una contraddizione di fondo, quasi insanabile, se mi consentite questo termine,
per cui la scuola paradossalmente finisce per essere, da un certo punto di vista, o rischia di essere, il luogo più conservatore della società, quando dovrebbe essere invece il motore propulsore dell'innovazione. So che al liceo di Conversano avete dei progetti sulla transizione ecologica, la rivoluzione verde. Ne abbiamo già presentato uno, aspettiamo che ci venga approvato, e ne stiamo producendo un secondo in questi anni. Avete una preside estremamente dinamica, la professoressa Borrelli, Angela Borrelli. Non lascia nulla di intentato. Non lascia nulla di intentato, sì. Non lascia nulla di intentato. E ci stiamo indirizzando soprattutto sui temi della valorizzazione e della rivalorizzazione di ciò che abbiamo nel nostro territorio, da un punto di vista architettonico, da un punto di vista artistico, da un punto di vista turistico, ambientale, da un punto di vista produttivo. L'agricoltura, la filiera, lo studio dei residui tossici, tanto per dirne una, all'interno degli alimenti di cui ci... Quindi questi ragazzi sono preparati, poi li interroghiamo, ci sa il quiz che a breve partirà. Interrogarli ecco. Ci pensiamo già noi la mattina e ci odiano per questi, lasciamoli almeno lasciamoli liberi di esprimere senza essere interrogati. Ringraziamo i licei di Conversano e passiamo appunto al gioco, al nostro famoso gioco. Famoso gioco, Giulia, prego. Allora, come ogni puntata presentiamo un gioco, un quiz, il cui titolo prende spunto da una famosissima serie TV che si chiama... The End of the Fucking World. Perché è adattissima, no? A quello che dice la signorina Greta. Sì. La fine di questo maledetto mondo. Prof, quando sei elegante che dici maledetto. Sei molto elegante, grande prof. Sì, ci proviamo. Benissimo, partiamo con la prima domanda. Prima domanda. Allora, Giulia la legge, io decido chi... Chi dovrà rispondere. Chi bersagliare. In quale paese produrre, vendere o usare sacchetti di plastica può costare la reclusione fino a 4 anni o multe di $40,000? Finlandia, Germania o Kenya? Questa domanda la facciamo al nostro amico ospite Mattia della scuola. Vediamo se... Forza. Sì. Allora, diciamo che la risposta esatta non la ho, però visto il paese penso proprio alla Finlandia a questo punto. La Finlandia, allora, sappiamo che non è la Finlandia. Aia. Non è mai la Finlandia. Professore, adesso mette in difficoltà. Io avrei risposto come Mattia alla Finlandia, a questo punto mi trovo un pochettino spiazzato. Vendetta per gli studenti, sincero, professore. No, bravo professore. Germania o Kenya, prof? Beh, a questo punto mi lancerei dalla parte completamente opposta, per quanto incredibile dire il Kenya. Il professore non la sapeva, ma ha un grande dritto, perché effettivamente il ragionamento la logica è il Kenya. Perché molto spesso i paesi che hanno una burocrazia un pochino meno storica riescono a fare grandi interventi. Il Kenya ha capito che il suo grande patrimonio è il turismo. Andiamo avanti, seconda domanda. Quante specie animali si sono estinte negli ultimi 10 anni? 16, 160 o 1600? Questa domanda ovviamente la facciamo al nostro amico della scuola, Pierangelo, vai. Allora, anche qui non è che ho la risposta giusta, però 1600 mi sembra un po' troppi, penso sia 160 la risposta giusta. Beh, questo, sbagli perché hai detto non penso alla risposta giusta, dilla prima, avresti fatto un'ottima figura, sono 160. Anche qui perché abbiamo scelto questa domanda? Occhio, perché molto spesso ci dimentichiamo delle buone notizie. Questa ovviamente è una buona notizia, però ci sono alcune riviste che dedicano una parte alle buone notizie. Con la tecnologia sta andando un po' incontro all'inquinamento perché ci sono grandi possibilità per aiutare le specie in via di estinzione. Terza domanda. Secondo Open, qual è la città più inquinata al mondo? Adesso so. L'ho messa a posto. Ghaziabad, sì. India. New York, USA o Wuhan, Cina? Questa è direttamente al professore. Beh, questa volta non posso sfruttare la, diciamo, Mattia e quindi mi devo necessariamente impegnare in prima persona. Direi l'India. Bravissimo, prof, sì. In realtà sì, l'India, che spessissimo ci dimentichiamo della presenza di questo semicontinente, no? Parliamo sempre di Cina. L'India, insomma, è un po' inferiore il numero di abitanti e la produzione che ha di tecnologia e anche di inquinamento. La città in India di Ghaziabad è la città più inquinata al mondo. Va bene, riprendiamo allora la nostra trasmissione sui temi che avevamo lasciato prima. Quindi la governabilità di questo processo, dottor Lusi, vorrei passare a questa domanda. In fondo le eccezioni del professor Trione sono legate proprio alla visione e all'organizzazione. È così già percepibile come corretta in questa fase? Oppure si vedono delle criticità
che sono notevoli. Per esempio, le pongo un tema, che è un tema molto sentito, la cementificazione. Raccolgo un po' dalla base, non soltanto dalla mia riflessione la cosa. Noi ci troviamo di fronte a un aumento esponenziale della quantità di abitazioni, che in qualche modo vanno in una direzione completamente diversa rispetto a quella dell'ecologia, almeno apparentemente. E che cosa ne pensiamo di questo? Cioè, effettivamente poi noi stiamo progettando tanti cambiamenti, ma questi impattano fortemente sull'ambiente. Sì, indubbiamente i dubbi sono più che leciti, e il trade-off tra grandi infrastrutture e cementificazione, ovvero impermeabilizzazione del suolo e quindi un ulteriore, possiamo dire così, accrescimento del rischio idrogeologico, perché non ci dimentichiamo che l'Italia comunque è un paese che ha forti anche problematiche in questo senso, potrebbe essere, ahimè, come dice lei, proprio un contraltare a quello che potrebbe essere visto come lo sviluppo e la crescita. E soprattutto anche in mancanza di un piano urbanistico di carattere, capisci? Perché il problema è anche dove li andiamo a mettere. Una visione d'insieme però molte volte presa e calata dall'alto potrebbe sempre e comunque andare a impattare negativamente o con delle delle esperienze locali. Un antidoto. Voi per esempio avete inventato una cosa che mi fa impazzire, che la facciate o meno non posso esserne certo, però vi credo: la costituzione delle piante. Cioè avete scritto una specie di testo della carta fondamentale delle piante. Sì, ovviamente la costituzione delle piante noi l'abbiamo adottata, ma esiste e fa parte della letteratura italiana e internazionale, e quella di aver adottata è proprio secondo la nostra visione aziendale, missione aziendale, è quella di dire che dobbiamo avere uno sviluppo sempre e comunque allineato con la tutela della biodiversità, con la tutela appunto del patrimonio faunistico, idrogeologico. Quindi l'agricoltura, l'economia sostenibile. Io, scusa, si sente sempre parlare riciclo, riutilizzo, riuso e recupero. Però nel concreto, tu che sei un imprenditore di questo tipo, che cosa, perché la tua azienda è stata innovativa e ha capito che c'è la necessità di un'inversione a U? Che cosa fate? Noi nello specifico abbiamo una mission aziendale abbastanza... Senza parlare in inglese difficile, che cosa fate? Noi nello specifico facciamo sacchi e sacchetti per le raccolte differenziate, partendo da una materia prima seconda, come diceva Stefano Sassone, ovvero utilizzando soltanto carta riciclata proveniente dal post-consumo, ovvero il macero raccolto. Quindi in seguito agricoltura sostenibile, riciclata. Vediamo professor... un esempio. Un attimo, sentiamo un esempio però velocemente, così facciamo parlare gli altri. Sì, cioè banalmente... questi sono alcuni prodotti che noi facciamo. Bravo, ci ha portato proprio l'esempio. Parliamo. Quello che potrebbe sembrare un semplice sacchetto del pane, eccetera, è un prodotto brevettato con tre brevetti internazionali riconosciuti che appunto vanno a coniugare le capacità evapotraspirative della carta per far perdere il peso al rifiuto organico, all'organico che quindi deve essere trattato in impianti quindi, di idee nuove, riciclo. Imprese che presentano idee nuove. Professor Patrini Griffi, il costo della rivoluzione. C'è sempre qualche vittima, c'è sempre qualche errore, c'è sempre qualche mancanza di pianificazione. Però la dialettica che è proprio tra pianificazione e partecipazione. Io una parola magica che vorrei introdurre. Io vedo poca partecipazione. Questo programma è fatto apposta per far partecipare almeno teoricamente il pubblico. Però questo, io sono molto critico su questo, perché è giusta la partecipazione, ma la partecipazione deve essere fra addetti ai lavori, cioè dobbiamo avere quelle conoscenze che ci permettono di interloquire per migliorare un progetto. Se invece la partecipazione significa offrire un progetto elaborato da chi ha le competenze necessarie al massacro dei social, questa non è partecipazione, questa è distruzione di valore. È come se noi dovessimo decidere delle misure di contenimento della pandemia e affidarle alla platea vasta, al mare magno dei social. Questa non è assolutamente partecipazione.
Però il concetto di partecipazione è un concetto importante, però è un concetto anche che presuppone una selezione degli interlocutori, cioè delle competenze, della capacità di poter interloquire avendo le competenze per migliorare un determinato progetto. E allora, lei che è un intellettuale, mi lasci una domanda un po' capziosa. E quindi come fa la gente a valutare il lavoro che si sta compiendo e che poi inevitabilmente si riverbererà sulle loro teste? Questo è un problema di partecipazione democratica, non è soltanto. Quindi è chiaro che gli addetti ai lavori elaborano, ma qual è il momento del confronto col territorio? Non sono in grado di trovare una risposta, perché se noi andiamo sul piano pratico, qualunque progetto innovativo è visto con disfavore dal territorio. L'abbiamo visto con la Stato Monumentale di San Nicola. Ma guarda, qualunque innovazione, ma questo è storico, cioè qualunque innovazione che fosse, lo ricordavo, il passaggio del fuoco, ma noi abbiamo i passaggi, il treno e poi l'auto che ha sostituito i cavalli, che avevano altri problemi di inquinamento, e oggi quindi qualsiasi tipo di trasformazione è ovviamente osteggiata, osteggiata quando si realizza in prossimità, perché ovviamente in termini generali tutti quanti diciamo dobbiamo fare la transizione energetica, l'end of waste di cui ho parlato, però poi gli impianti dell'end of waste vengono contestati dai territori, eppure sono necessari se vogliamo seguire quello. E noi non abbiamo completato il ciclo dei rifiuti perché manca tutta la parte impiantistica dell'end of waste. Può spiegare il concetto di end of waste, se non dispiace? End of waste è la base della cosiddetta economia. Il professor Patrick Griffith, ci mancherebbe altro. Poi abbiamo il professor Sassone che sull'end of waste perfetto. Sicuramente ci potrà. Chiediamo scusa al professor Patrick Griffith e ci avvicendiamo in un talk show. Professor Sassone. Eccoci. L'end of waste è la cessazione dello stato di rifiuto per ottenere materie prima seconda. E ha per oggetto dei rifiuti che per natura non sono pericolosi e vengono disciplinati da un punto di vista normativo attraverso opportuni regolamenti che vengono stabiliti dal Ministero della Transizione Ecologica. Il problema di questo tipo di disciplina normativa che, se completamente realizzato, potrebbe effettivamente consentire di attuare un modello di economia circolare full scale in piena dimensione, è la tempistica che il dicastero competente impiega per poter realizzare questo tipo di regolamentazione. Ritorno su quello che avevo detto prima: problemi della pubblica amministrazione a rilasciare le autorizzazioni per gli impianti. Sono venute all'assenza di una sorta di cartina di tornasole che è proprio costituita da questi regolamenti end of waste. Se pensiamo che in Italia attualmente ce ne sono circa 8, di cui 3 di matrice comunitaria, cioè elaborati dalla comunità europea, che riguardano vetro, rottami di rame e ferro, e se pensiamo che evidentemente i rifiuti che possono essere potenzialmente recuperati sono molto più di 8, qua risiede il vero problema per il momento, perché comunque la direzione che è stata intrapresa dal Ministero della Transizione Ecologica è quella corretta, cioè di sviluppare questo insieme, questa platea di regolamenti end of waste che poi a ricaduta consentono poi, come diceva il dottor Carlo Lunzi, agli imprenditori di avere una certezza di poter investire nella realizzazione di questi impianti, perché hanno la certezza che ci sia un'amministrazione che conceda l'autorizzazione per realizzarli, che abbia tra virgolette questa cartina di tornasole dei regolamenti end of waste. Senza end of waste, senza questi regolamenti, probabilmente, perlomeno per la parte che riguarda l'economia dei rifiuti, l'economia circolare non potrebbe essere sicuramente pienamente realizzata. E allora, proprio per parlare di quella che è una delle risorse principali del territorio pugliese, il mare, abbiamo chiesto un'impressione sui problemi, bisogni anche economici di investimento del nostro mare al professor Roberto Carlucci dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Noi abbiamo un mondo, e quindi anche il nostro territorio, il nostro patrimonio, che abbiamo in custodia per le generazioni future. E quindi noi non dobbiamo custodire soltanto, appioppare loro, dei debiti di tipo naturale, no? Il problema dell'inquinamento,
o la difficoltà dell'utilizzo delle risorse della pesca, immagino che sono in sovrasfruttamento. No, noi dobbiamo procedere in maniera diversa, cioè noi dobbiamo consegnare loro un mondo fruibile, un territorio fruibile. E il territorio pugliese è un territorio molto ricco, è stato comunque però storicamente, no? Da tanto tempo impattato, quindi ha delle vulnerabilità, ha delle criticità che sono differenti lungo il territorio. Le criticità del Basso Adriatico, del mare del Basso Adriatico, sono differenti per i luoghi nei quali si realizzano, le motivazioni per le quali si realizzano sono differenti rispetto a quelli dello Ionio. Sto immaginando la situazione tarantina, come la situazione del Brindisino, no? Dove insistono delle realtà industriali importanti, la realtà industriale della zona di Manfredonia. Poi c'è tantissimo riguardo all'attività, per esempio, di sfruttamento del mare inteso come sviluppo e diciamo orientato all'attività turistica, della balneazione, per esempio. È un processo bottom-up, cioè un processo che si svolge richiedendo la partecipazione delle diverse professionalità che possono essere sia accademiche del mondo della ricerca, ma possono essere anche del mondo più variegato del mondo produttivo, anzi necessariamente del mondo produttivo o della terza missione in generale. Fondamentalmente io andrei, se avessi un ruolo, diciamo, di valutatore delle eventuali proposte che dovessero pervenirmi, io guarderei, mirerei a valorizzare quelle che intrinsecamente mettono a sistema le competenze differenti che esistono su un territorio. Ecco, professor Trione, lei è ancora in linea, sì? Cioè, mi ascolta? Certo, sì. Ecco, allora, ha ascoltato molto anche bene ciò che abbiamo detto in studio e sono convinto che abbia qualcosa da dirci. Io rivendico il ruolo, che non può non essere pubblico, di una programmazione territoriale che permette alle imprese di sapere dove andarsi a collocare e toglie a chi dà le autorizzazioni una discrezionalità che può poi andare a sfociare in qualche cosa di non propriamente pulitissimo. Quindi, se io so che c'è un pezzo di terreno dove esiste una edificabilità, mentre un altro dove non c'è l'edificabilità e posso mettere solo gli ulivi, da una parte io chiederò di costruire e dall'altra parte chiederò di fare gli ulivi. Se noi non lo abbiamo prima, ognuno costruisce dove vuole. E colui che dà l'autorizzazione ha una discrezionalità folle. Quindi il passo successivo per fare un PNRR, la prima cosa che bisogna fare è stabilire dove fare e che cosa fare in quel posto. È chiaro, a questo riguardo, a che punto siamo? La Vierasca dirà sempre di no. È chiaro che nessuno vuole nel proprio giardino l'impianto di incenerimento, è chiaro, ma se la politica, nel senso giusto del termine che in Italia manca, fosse cosciente del proprio ruolo, si darebbe una mossa e stabilirebbe che queste cose si fanno qui e non lì. Professor Trione, un esempio concreto, perché professor Trione, abbiamo detto, mi ascolti, all'epoca non c'era un aerogeneratore in Puglia, abbiamo detto all'epoca si faccia un piano regolatore regionale, si dica dove si possono fare mettere queste paleoliche e basta. Invece adesso ogni comune ne tiene 40, 50, 1000, 2000, creando un disordine, un caos pazzesco che dovrà essere poi regolamentato ad un certo punto. Non adesso me lo spegne la regia situazione. Un secondo, perché non mi sente il professor Trione, perché dobbiamo dare, grazie comunque se mi sente, a Giulia e a Rocco la possibilità di introdurre un altro aspetto della nostra trasmissione. Allora, partiamo dal momento arte. Quindi io chiederei spazio sia alle voci del nostro territorio sia agli artisti del nostro territorio. Esattamente, quindi chiederei alla regia di mandare in onda i quadri dell'artista di oggi, che è Alfonso Palieri. Alfonso Palieri è un artista che spazia dalla pittura all'installazione, al fotomontaggio, alla performance, ironizzando sulla vita e sull'arte alla maniera delle avanguardie dadaiste d'inizio Novecento. Per lui l'arte deve far sorridere e riflettere, è comunicazione, provocazione, non si trova in un luogo preciso,
ma tutti possono cercarla, addirittura interpretarla, secondo le rispettive inclinazioni. Ciascuno di noi può persino diventare l'oggetto dell'opera d'arte quando essa si apre a offrire uno spaccato della realtà contemporanea, sino a includere le nostre città, le nostre case, la nostra vita. La vita di ogni uomo è patrimonio dell'umanità. È il motto preferito di quest'artista, unico nel suo genere. Grazie Giulia. Abbiamo dato spazio anche questa volta a un nostro artista che sta crescendo sempre più. Abbiamo anche due citazioni due con citazioni. Ogni puntata. Bene, anche le citazioni dotte, vero? Sì, dottissime. Sì. Allora, questa prima citazione di M.M. Abbattere gli alberi per fare bacchette per sushi è un crimine contro l'umanità. Questa mi è piaciuta. Condivido anche perché non amo molto il sushi. Farei un applauso del meme dopo questa citazione. Sarà mamma mia forse. Vediamo la seconda. Tra l'altro c'è un Andy Warhol che somiglia in maniera imbarazzante al professor Varricchio. È incredibile. Beh, questo potrebbe essere un insulto per me. No, proprio un bel uomo. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Condivido pienamente anche questo. E allora ricominciamo per la, come dire, la chiusura del nostro programma, questa ottava puntata di PNRR dedicata alla rivoluzione verde, alla transizione ecologica, all'ambiente, alle fonti alternative, proprio con le fonti alternative. Si intravedono queste fonti sostenibili, alternative, tra tante proposte, non solo quelle diciamo legate all'automotive che hanno delle ricadute occupazionali, tutte da prendere in considerazione, sociali anche. Che si intravedono, c'è una corsa ovviamente ad accaparrarsi la produzione di queste fonti alternative, una corsa su cui rischiamo come al solito di arrivare buoni ultimi. Ci siamo fatti un po' abbagliare dal tema dell'idrogeno perché non sarà la panacea di tutti i mali, c'ha molti problemi, c'è un problema di costo di produzione e quindi di costo di vendita attualmente notevole, perché un chilo di idrogeno sta a circa 9 euro al chilo, tantissimo, che bisognerà vedere se e quanto si può abbattere, ma soprattutto l'idrogeno c'ha grossissimi problemi di stoccaggio, sia per le temperature sia per le pressioni di stoccaggio, che lo rendono adatto a governare la transizione energetica di alcuni settori. Penso ovviamente al blending con il gas, un'ottima cosa, sì. O l'utilizzo in settori hard to abate come la produzione del vetro, la siderurgia probabilmente andrà molto bene, difficilmente sarà il carburante del futuro, proprio perché, e soprattutto non sarà il carburante del futuro molto probabilmente per una serie di grandi veicoli, di altri mezzi di trasporto, le navi, gli aeromobili, eccetera. All'estero si sta già lavorando su altri carburanti, su cui tutto tace in Italia. Il metanolo, la più grande compagnia, una delle più grandi compagnie di trasporto merci del mondo, la Maersk, sta diciamo convertendo e producendo un grandissimo numero di navi alimentate dal metanolo, come esistono già moltissime navi di altre compagnie che sono alimentate dall'ammonia, che sono sempre, stiamo parlando di carburanti verdi che hanno sono carbon neutral, CO2 zero. O non si parla in Italia del syngas, si parla pochissimo del biogas, e come non, diciamo, è un po' periferico il dibattito su quello che sarà il carburante per i prossimi 10-15 anni di transizione, che è l'LNG. Però questo dibattito manca, si utilizzano delle formule semplificative, secondo me si rende un cattivo servizio ai nostri concittadini, alla grande parte della popolazione che ovviamente non ha i mezzi per un approfondimento di queste tematiche, rappresentandolo che tutto sta andando per il meglio e che stiamo facendo le scelte giuste. Probabilmente non è così. Allora ringraziamo il professor Ugo Patroni Griffi, che è presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, nonché ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Salutiamo il professor Canio Trione, economista, il dottor Carlo Lusi,
e la scuola e la nostra licei Morea e Sante Simone di Conversano, i ragazzi, la nostra Emanuela, la cantante, e tutti quanti voi, Giulia Romagnolo, segreteria di produzione, Sassone. Albina Di Ciaula per la sigla, sì, e professor Stefano Sassone a Roma, e tutti voi siete ringraziati da parte nostra, soprattutto da parte del pubblico che vuol capire di più di questo PNRR. Con Giulia Riina e Rocco Lombardi vi do appuntamento alla 9ª puntata venerdì prossimo alla stessa ora, 22:30. Buon PNRR a tutti. People say I need to get a little action. People say my love life is fiction. People say I wouldn't give them no satisfaction. Well, I wouldn't know. It's beyond my imagination. I keep my pants up high and my zipper closed, and people wonder why I never get rid of those awesome looking sunglasses that I got off of eBay at a special price.